Siamo con Vanni Zagnoli al termine di Sassuolo Parma 4-1. Vanni scrive per il Messaggero, il giornale Gazzettino del Nord-Est e diverse altre testate. Vanni, tu qui sei un po' padrone di casa, essendo nativo di Reggio Emilia, abiti qui poco lontano, da sempre segui il Parma, comunque sei qui un po' in mezzo al guado, diciamo. Oggi il padrone di casa era il Sassuolo, qui gioca anche la Reggiana. Il Parma che si trova a vivere un momento non certamente positivo, anzi se non altro uno dei momenti più bui della propria storia. Andando un pochettino sulla gara, direi che dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato c'è stato un po' l'episodio discusso del rigore sull'espulsione di Mirante, che ha decisamente rotto gli equilibri. Tu cosa ne pensi? Sì, credo che il rigore ci fosse, onestamente, mentre visto i replay oggi sono guardato un po' durante la partita, il primo gol del Sassuolo era da annullare per fuorigioco. Il quarto c'era Berardi, non si vedono benissimo le immagini, certamente era in fuorigioco, non so se punibile perché era sulla traiettoria, non so fino a che punto fosse sulla traiettoria. L'ho chiesto al tecnico di casa Eusebio Di Francesco e mi ha ribaltato la domanda. Poi sul 4-1 era anche buono, mi pare, il gol di testa sulla punizione. Insomma, poteva finire molto diversamente. Dice Donadoni che la partita è girata tutta nell'espulsione. Può essere, visto che il Parma veniva da due ottimi pareggi. E adesso, insomma, mi pare sia difficile anche solo come spirito arrivare al termine della stagione, al di là dell'appuntamento in tribunale. Tant'è che qualcuno dice che questa potrebbe paradossalmente essere l'ultima partita in Serie A del Parma, visto che non vi sono certezze su quello che succederà dopo giovedì, no? Una settimana che è quella decisiva, o come diceva Donadoni, forse non è più decisiva delle altre, visto che ormai da tempo si sapeva di dover aspettare il 19 per avere qualche notizia in più sul futuro. Tu come pensi che possa evolvere la situazione? Credi ancora che Manenti possa estrarre il classico coniglio dal cilindro, presentare questo piano alla procura, arrivare a ripianare questi debiti, o ti aspetti una conclusione amara che possa essere quella del fallimento, al limite con un qualcosa tra virgolette di pilotato per concludere la stagione e sperare in un'asta fallimentare? Ma esercizio provvisorio credo lo voglia la Lega, lo voglia la Federazione, si va in quella direzione. Poi non è matematico che si riesca a fare, no? Da Manenti non mi aspetto più nulla. Ho parlato la scorsa settimana, direi martedì, un'ora informalmente fuori intervista con Alborghetti. Poi ho letto sulla Gazzetta dello Sport, a firma Andrea Schianchi, direi ieri, sì, nel giallo Parma, come l'ha intitolato lui, lo stesso Alborghetti l'ha definito da TSO Manenti, ma questo me l'aveva detto anche in fuori, diciamo, a microfono spento. Non mi aspetto più nulla, onestamente, da questo presidente, perché ormai nulla può dare. Sperava così che qualcuno gli arrivasse incontro, anzi racconto volentieri di essere stato contattato da Alessandro Proto tramite la segreteria del giornale. Anzi, quando ho un attimo di tempo pubblicherò sul mio sito i documenti in cui si offriva di acquistare il Parma, offrendo mezzo milione a Manenti. C'è quella proposta, c'è la sua lettera a Tavecchio, c'è la sua lettera al presidente della Lega Beretta, e poi ce n'è una anche al sindaco Pizzarotti. Insomma, si va verso una fine ingloriosa, perché non è successo solo a Parma, ci sono personaggi che dovrebbero essere lontani dalle società sportive e invece proprio in questi casi ci mettono i piedi. Poi ne parlo spesso con mia moglie a casa, ma ci chiediamo alla fine cosa resterà in mano a Manenti, se ci sarà come probabile questo fallimento. Alla fine verrà etichettato come un personaggio totalmente inaffidabile. È vero che magari passerà qualche anno, però non riesco a capire onestamente perché uno si debba buttare in questa avventura, o meglio,
L'unica cosa può essere che avesse delle promesse, gente che gli ha detto sì sì, tu pigli una società, prendile, poi io ti aiuto, ma il mondo è pieno di promesse, voglio dire. Poi i soldi dalla Russia, dall'Ucraina, i tempi tecnici, io adesso un po' che non lo chiamo, però non è possibile che uno la tiri così in lunga. Giustamente adesso dice non voglio buttare prima soldi nel Parma perché magari fallisce lo stesso, ma questo lo sapevamo anche un mese fa, voglio dire. Ma poi che imprenditore è? Uno che nel 2009 il servizio di Sky a firma Fabrizio Monari ha fatto un colloquio per andare a lavorare all'Esselunga. Che imprenditore è uno che ha come sede Mapi Group in Slovenia, una casa privata tipo la mia? Io ne ho una a Pieve Modolena dove c'è mia madre che non sta bene e magari risponde allo stesso modo alla porta di chi ha risposto questa persona al servizio di Marina Presello di Sky. Ma non è possibile, non è possibile. Padre, caro Alessandro, io faccio giornalista dal 90, ma ne ho visti tanti, anche alla Reggiana si era avvicinato uno di cui mi sfugge il nome, insomma, le società di calcio portano un interesse, gente che pensa, metto le mani sulla società di calcio, intanto divento famoso, e lo faccio a costo zero, perché Maninti cosa ha fatto? Ha portato via dei soldi dalle casse del padre. Poi sai, a un commercialista di Poviglio che è qui nella Bassa Reggiana, ho parlato anche con lui, mi ha detto ah sto lavorando, mi scusi, sì sì ho capito, avete studiato i conti e poi... Quindi alle tante parole neanche da parte di Manenti non sono seguiti i fatti, quindi insomma indubbio che la credibilità a questo punto sia quasi completamente scemata, anche se tu prima citavi Giallo Parma, mi fa venire in mente Alberto Bevilacqua, io penso all'altro grande successo dell'autore parmigiano, penso alla Califfa dove c'è la storia di Annibale Doberdò, no? Che da imprenditore diviene operaio e finisce per essere osteggiato dai poteri forti. Beh, è indubbio che il trattamento riservato dai cosiddetti poteri forti di Parma a Manenti rispetto a quello di Taci sia stato fin dall'inizio sicuramente più ostile, sei d'accordo? Beh, è normale, ma è normale Alessandro perché viene dall'avere avvicinato il Brescia, è andato avanti 42 giorni, aveva i riflettori su di sé e non ha portato nulla. E lì però c'era Corioni che non voleva vendere, ma il problema è che non voleva vendere a lui, perché se vendi, sai oggi se vendi una società e la vendi alla persona sbagliata, oggi poi scattano le rappresaglie, tra virgolette, hai magari i tifosi sotto casa, hai visto cosa succede a Tommaso Girardi, sono arrivati anche a me degli inviti a spedizione punitiva a Carpenedolo. Sì, che tra l'altro ha fatto abbastanza infuriare il sindaco di Carpenedolo, che dicono sia anche imparentato con l'ex presidente Ghirardi, questo non lo posso confermare, tra le altre cose. Niente, concludo chiedendoti un pronostico secco che purtroppo forzatamente non è sulla parte sportiva ma è su quella giudiziaria, un pronostico per giovedì e su in quale categoria a tuo avviso giocherà il Parma l'anno prossimo. Avremo un derby con la Reggiana o pensi che dopo 20 e oltre 20 anni la Reggiana ci guarderà dall'alto in basso? Ti faccio una domanda. Guarda, sono in imbarazzo, ma il pronostico per giovedì dovrebbe essere decretato il fallimento, si andrà verso una gestione fallimentare di qui al termine della stagione e poi è ben difficile che il Parma possa ripartire dalla Serie B. A quel punto o c'è davvero il fallimento pilotato verso la Serie B o se no sarà Serie D, salvo miracoli particolari. Devo dirti che io abitando a Coviolo e avendo amici su Facebook, allo stadio, ovunque, sia di Reggio che di Parma, ma poi in tante città, quando metto qualcosa di dispiacere per questa situazione del Parma, ci sono 3-4 che invece manifestano il loro giubilo. Io vado a memoria dal 90 almeno, anzi dall'89, vado a ritroso, direi che è dall'89 almeno che il Parma è sempre stato sopra alla Reggiana, ma anche più tempo secondo me, dovrei calcolare bene. Sì, al limite a pari merito gli anni di Serie A in cui la Reggiana ha militato in Serie A, no, vincendo tra l'altro anche, non ricordo se uno o due derby comunque. In Serie A? In Serie A vinse, credo che vinse una volta la Reggiana. E qualche faticoso pareggio, ah, memoria sì, 1-0, sì, proprio sì, qui tra l'altro sì, in uno dei debutti qui dello stadio che allora si chiamava Giglio, credo finì con un 2-2 sulla panchina del Parma, penso ci fosse Ancelotti se ben ricordo. È vero, però tutto questo, al di là della stessa categoria, il Parma è sempre stato sopra in classifica, insomma credo a occhio siano ormai
30 anni che la Reggiana non finisce un campionato sopra il Parma. C'è una città intera che lo spera, quella dove vivo io, c'è una città intera che è la stessa, non proprio la stessa, ma che faceva il tifo contro al Sassuolo. Nel tempo un pochettino questa rivalità si è affievolita e ti dico già, io penso alla prossima stagione, seguirò il Carpi che è comunque una società solida, seria, in cui non vengono buttati soldi. Ma poi guarda, a me dispiace, ho un rapporto conflittuale con Ghirardi e Leonardi. Ghirardi posso dire che è un amico, mi spiace da morire che sia finita così, però ne ha fatte talmente tante. E Leonardi è un professionista che stimo tantissimo, ma che ha tanti eccessi, soprattutto se li ha con la stampa. E ricordo, insomma, pilotava tutto lui, il no alle interviste, il no per me che diventava sì per qualcun altro. Insomma, alla fine dice un caro amico che è una ruota che gira. Adesso è finito lui, mi fa piacere che non sia finito indagato Antonello Preiti, che è un grande professionista. Ne parlavo con lui ieri sera e mi diceva: io non ho, per fortuna devo dire, il potere di firma e quindi non viene toccato dalle indagini, non rischia nulla perché è un grandissimo professionista, a differenza di Pietro, molto meno spregiudicato. E infine io so, come dire, perché si sono mossi così, e ne hanno spiegato mille volte: se la distribuzione dei diritti televisivi, delle risorse nel calcio italiano non fosse molto alle grandi e quasi nulla alle piccole, non sarebbero finiti in tutta questa gestione, perché per Pietro Leonardi era più facile comprare i campioni. Il problema è che non c'erano i soldi. Certo, di lì a rovinare una società. È anche vero, Alessandro, che una piazza come quella di Parma, abituata alle 8 coppe in 10 anni, avrebbe mal sopportato l'idea di salvezza all'ultima giornata. Alla fine hanno voluto toccare, come dire, il sole con le ali, e le ali si sono squagliate. La speranza è quella di tornare almeno a vedere del calcio a Parma. L'anno prossimo sarebbe un gran punto di ripartenza. Grazie a Vanni Zagnoli, alla prossima, grazie mille.